Frederick Zeitz, Herr Hofmeister mi sta aspettando. Il vostro ufficio, entrate. Il consiglio ha apprezzato il vostro operato, così ho deciso di affidarvi maggiori responsabilità. Il vostro segretario personale? Siete giovane, ma avete tutte le qualità necessarie. Herr Zeitz, sono Frau Hofmeister. Finalmente ci conosciamo. Voi siete l'assistente di Herr Hofmeister, ma io sono sua moglie, perciò credo sia bene essere onesti tra di noi. Sono d'accordo. È strano, ogni volta che suona questo pezzo mi commuovo. Voi no? Sì. Vuole dare a Otto delle lezioni private. Ben presto vi ritroverete ad occuparvi di tutta la mia famiglia. Vi suggerisco di lasciare il vostro alloggio e venire ad abitare da noi. 1, 2, 3, vi ho visto! È assurdo essere separati da un tavolo così grande, non trovate? Non possiamo continuare così. Così come? A mentirci. Ma che diavolo vi siete messo in testa? Il governo messicano vuole attirare investitori europei. Le porte sono spalancate. Siete l'uomo giusto per questo lavoro. Come? Devo andare in Messico per 2 anni. Per 2 anni? No, non è possibile. Io ne morirò. Non posso vivere senza di voi. Perché non me l'avete mai detto? Noi dobbiamo farci una promessa. Una promessa d'amore. Soltanto la passione che tocca i suoi abissi può accendere la fiamma della verità più profonda. Soltanto chi si perde veramente potrà ritrovarsi.